Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ci troviamo all'interno di una T-Lock anno 2019, Volkswagen T-Lock, e andiamo a modificare o comunque più che altro ad attivare la funzione che nel momento in cui noi andiamo ad attivare uh, l'automatico non ci escono uh, le ventole, come in questo caso, vedete? Che si stacca l'automatico e si attivano le ventole. Noi nel momento in cui adesso andiamo ad azionare automatico, la ventola non compare, diciamo la, la, la luminosità non compare, eh? e non sappiamo la ventola a che velocità sta girando. Noi adesso andiamo ad attivare questa funzione qui, che nel momento in cui andiamo a schiacciare la ventola, giustamente si vedono anche la ventola. E nel momento in cui andiamo a cambiare la l'intensità del calore o del freddo aumentano o diminuisce la ventola. Adesso vi farò vedere come si fa. Come sempre queste codifiche qua le facciamo con l'OBD 11. Per fare tale tale codifica andiamo ecco qua, accendiamo come sempre il nostro OBD facciamo sempre la nostra scansione, io in questo caso la scansione già l'ho fatta, così da uh, velocizzare il video. E adesso vi farò vedere la procedura di come bisogna fare questa, questa attivazione, diciamo. Andiamo, che si vede, uh, si mostra la velocità della ventola, vedete, Anche in modalità automatica, in questo caso, in questa, in questa modifica. Andiamo in, nelle centraline della macchina, andiamo in elettronica e climatizzatore, riscaldamento la 08. Ok, un attimo ci va a leggere la centralina. Ecco qua, perfetto. Andiamo, vediamo se ci chiede l'accesso di sicurezza se serve. Perfetto, vediamo se lo cerchi in automatico. Facciamo un, un unico... Vabbè, usciamo, vediamo un attimo sì. allora, Andiamo in codifica lunga. Allora, codifica completa. Dobbiamo attivare visualizzazione soffiante in modalità automatica. Che in questo caso è disattivata. Andiamo ad attivare questa funzione qua. Ecco qua. Andiamo. Allora, allora. visualizzazione. Ecco qua. Indicazione del ventilatore in modalità automatico. Vedete che adesso è in automatico? Andiamo, allora ad attivare questa funzione, ok? Indicazione del ventilatore in modalità automatico. Confermiamo. Perfetto, vedete già, ecco qua. È uscito adesso la ventola a che velocità sta andando. Adesso se andiamo a aumentare il riscaldamento giustamente va al massimo, poi diminuire perché poi va in automatico, si stabilisce, o viceversa invece andiamo a diminuire per avere la fresca, giustamente aumenta, vedete? Questo qua non ha una funzione specifica, ma è solamente per un'ottica, un diciamo, per così in modo tale sappiamo in automatico la ventola quando sta girando, vedete? Così viceversa. Poi, nel momento in cui noi vogliamo andare a cambiare giustamente la, la velocità a nostro piacimento, ce lo permette tranquillamente di fare. Vedete, si stacca l'automatico e ci andiamo a regolare la nostra funzione. Ora, nel momento in cui andiamo a schiacciare, l'automatico va in automatico e ci dice, ci indica a che velocità stanno girando le ventole. Ok, ragazzi, fatto. Ciao, una volta fatta la codifica, usciamo dalla centralina perfetto e la codifica è stata fatta ok ragazzi come sempre vi consiglio uh, di iscrivervi al canale di attivare la campanella per ogni uh, mio nuovo video che vado a mettere su tutto il gruppo volkswagen, audi, seat e Skoda. e poi che dirvi uh, mettete un mi piace se il video vi è stato utile e se vi è piaciuto e commentate qualcosa e condividete il video ok ragazzi ciao ragazzi al prossimo video